Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Offside per commentare insieme il post partita Salernitana-Milan, che è andata ora di scena all'Arechi, dove purtroppo però i Granata sono riusciti ad accalappiare un solo punto, quindi non sono riusciti a regalarci e a farci un bel regalo prima di Natale, ovvero un regalo sotto l'albero con i 3 punti, e abbiamo finito questa 17ª giornata per appunto la Salernitana con un pareggio. Ovviamente non sono sola qui in studio, perché con me i giornalisti sportivi Enrico Scapaticci. Ciao Ilaria e buonasera a tutti i telespettatori. E Carmine Quaglia. Buonasera a tutti. Come ogni puntata e ogni partita in casa dei Granata che si rispetti, tra pochissimo ci collegheremo anche con Filippo Notari, che è presente lì all'Arechi, per dare la possibilità a tutti i tifosi presenti lì allo stadio di Via Salvatore Allende di dire la propria rispetto al match che abbiamo appena visto. Dalla regia abbiamo anche visto un po' i tifosi che stanno uscendo dallo stadio, bellissimo atteggiamento, ma prima di cominciare però vorrei anche ringraziare in regia Orlando Matarazzo e Gerardo Napoli, facendogli tanti auguri di buon compleanno. Ma entriamo nel vivo della nostra puntata e parliamo insomma di questo pareggio. In qualche modo, Enrico, Carmine, io ho visto comunque i nostri giocatori avere un atteggiamento molto più propositivo rispetto alle partite precedenti. Sì, è sembrata la continuazione del primo tempo di Bergamo contro l'Atalanta, cioè di una Salernitana particolarmente convincente, particolarmente carica, particolarmente reattiva, almeno fino alle battute finali. Poi la giocata grosso modo del singolo ha risolto la partita, nel senso che ha consentito al Milan di acciuffare questo pareggio, e c'è molto da rammaricarsi perché la Salernitana ha avuto almeno 2-3 potenziali ripartenze in cui poteva ammazzare la partita, sì, e portare a casa l'intera posta in palio, che avrebbe cambiato in maniera sostanziale la classifica e questo finale di girone di andata. Alla fine è quasi, diciamolo, un'occasione, forse l'ennesima persa, sprecata, perché sì. La Salernitana a un certo punto aveva la partita in mano. È vero anche che Costille è stato determinante almeno in 2-3 circostanze, però ormai sembrava fatta, ed è un peccato non essere riusciti, non soltanto per il morale, ma soprattutto per la classifica, ad aver portato a casa l'intera posta in palio. E invece, punto, Carmine, sì, in qualche modo, andando e viaggiando anche un po' sul web, ascoltando anche le opinioni dei tifosi, c'è stata una lamentela rispetto però ai cambi fatti da Inzaghi, che non sono stati proprio capiti. Io sinceramente su questo poi ci ragioniamo lungo la sfida, e torniamo poi al punto che affronteremo, ovvero l'arrivo di Walter Sabatini e quello che sarà il mercato o la ripartenza con Filippo Inzaghi, perché anche la posizione di Inzaghi a questo punto diventava in bilico, si rafforza con questo pareggio. Però tornando un po' sui temi della prestazione, per obiettivi diversi si affrontavano due squadre che secondo me mostrano nuovamente le difficoltà nel saper interpretare i momenti della partita. Il Milan doveva essere in controllo del match dopo il vantaggio, ha consentito tantissime ripartenze alla Salernitana e, come ricordava Enrico, la Salernitana ne ha approfittata anche fin poco. Tra l'altro con un gol che è arrivato, quello di Candreva, condizionato anche da un intervento errato da parte di Maignan. Costille protagonista dall'altra parte, Milan che ha trovato il pari con Jovic che poco prima ha sprecato un'occasione clamorosa. Bravo Costille, ma sul tapin ha sbagliato l'attaccante serbo. In una prestazione però dai mille volti, perché la Salernitana per l'ennesima volta sembra sprecare, ma forse un punto guadagnato, perché parte sempre con un gol subito. È in questo mare che bisognerà navigare per ottenere la salvezza. È difficile l'interpretazione, perché come diceva Enrico, bella la prestazione con l'Atalanta nel primo tempo, però poteva anche finire a un certo punto 5-6 o anche 2-2 con i quenesi. Però da voi, perché voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori che possono interagire con noi chiamando al numero 089 25 24 86 o mandare un WhatsApp al numero 342 872 5223 o commentando l'apposito post su Facebook alla pagina di Granatissimi. Ma come spoilerato già da Carmine, andiamo dal nostro Filippo Notari per ascoltare un po' quali sono
sono i feedback di tutti i tifosi presenti lì allo stadio. Ciao Filippo! Eccoci qui Ilaria, ciao, buonasera, un saluto ai tuoi ospiti e ai nostri telespettatori. Do subito la voce ai tifosi che chiaramente hanno visto una bella partita. Bella partita, ma mi vede a citare stasera Orazio, un'ode di Orazio che diceva «Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus». È ora di festeggiare, non tanto per il punto, ma per la prestazione che potremo potenzialmente avere anche in futuro e soprattutto per un uomo, Walter Sabatini, che per me sarà il rabdomante del calcio, trasformerà metaforicamente i metalli in oro. Forza Granata! Una bella partita, finalmente una Salernitana gagliarda, peccato per quel gol nel finale, ma la squadra è viva. Stasera abbiamo reagito, abbiamo giocato bene, ottimi un po' tutti. Il Milan insomma un po' in sordina nel secondo tempo, ma grande voglia di fare. Veramente grande voglia di fare, io sono proprio contento. Stasera è una partita che non mi aspettavo, della grande reazione. Diceva Forza Milan, è stata una bella partita, soprattutto una giornata di sport per entrambe le tifoserie. Esatto, sì, no, tifoserie caldissime, entrambe sempre rispettose, è una bellissima partita Orlando, da questo punto di vista, tralasciando il campo, Benevento. Da Benevento? Benevento, sì. Tifosi del Milan, chiaramente. Esatto. Ciao. Bene, grazie Ilaria, questo è anche il bello di questa serata, che entrambe le tifoserie hanno seguito fianco a fianco la partita, ma questa non è una novità per Salernitana Milan, ancora tifosi. Finalmente la Salernitana ha dimostrato finalmente di poter essere all'altezza di questa categoria, una partita gagliarda era quello che chiedevano i tifosi. Sì, sicuramente la Salernitana ha fatto una grande partita contro un Milan dimesso, però attenzione, dove sono i meriti della Salernitana ci sono i demeriti del Milan, però tutto sommato è un punto che fa morale per la formazione di Pippo Inzaghi, che sicuramente questa sera ha dimostrato di non meritare l'ultima posizione in classifica. Una partita gagliarda resa anche dalla partita estremamente corretta, però tutto sommato è un pareggio che fa ben sperare, e a gennaio sicuramente per la Salernitana è mancato proprio oggi il finalizzatore, l'uomo gol è mancato alla Salernitana. Forza Granata! Diciamo che da stasera forse inizia un nuovo campionato, non solo per il risultato ma anche per tutte le notizie che hanno accompagnato questa settimana. Sì, forse no, non lo so. Sicuramente l'arrivo di Sabatini porta il sorriso, perché non aveva fatto male quando è stato qua. E dispiace per il risultato, perché oggi avevamo giocato bene, eravamo andati in vantaggio. Ha dato un po' fastidio forse il fatto che, non chiamandoci Juve, Inter, poi l'arbitraggio ti sembra sempre di parte. Infatti oggi il Milan zero gialli, fa un po' storcere il naso, ma comunque, tralasciando questo, buona partita ai ragazzi. Mazzocchi, a mio parere, migliore in campo, perché Leao non ha visto palla. Bene così, grazie da Barcellona per la Salernitana. Io spero che sonino Inzaghi, che si porta sulla coscienza tre cambi scellerati. Tra l'altro eravamo di fronte, non sapeva che gli mancavano slot, ha cambiato due volte idea sui cambi. Ce la portiamo sul groppone, si poteva vincere 3-1. In quei mesi spero che si ritiri dal calcio, perché... Fili, io penso che tu sei più forte a giocare a pallone, ti voglio bene, lo sai. Però guardiamo però anche al lato positivo di questa serata, è possibile che da stasera parta forza un nuovo campionato, non soltanto, per il risultato, ma anche per tutto quello che è successo in questa settimana. Spero che si mettano da parte tutte le polemiche, tutto, si lavori con il nuovo direttore e che Inzaghi e in quei mesi vadano insieme a fare Natale altrove. Bene così, grazie, un saluto prima di restituirti la linea al nostro affezionato tifoso. Allora, questa partita è stata molto bella, soprattutto che Candreva segna sempre. Non si sa come ha schierato la formazione Inzaghi. Ci dici un bel Forza Salernitana? Salerno e Milan insieme, vai, saluta. Forza Salernitana? Saluta. Sempre. E tu? Forza Milan sempre. Bene, bella questa scena, anche la mano vince la sportività alla Recchi. Ilaria, ti restituisco la linea tra poco. Una chiosa migliore non potevi darcela, grazie mille Filippo. Come vi dicevo Enrico, Carmine, in qualche modo l'atteggiamento che è cambiato, perché è stato più propositivo, i ragazzi sono stati più sicuri anche in campo, abbiamo visto comunque
una squadra finalmente, leggermente più compatta rispetto invece a quella inesistente delle scorse partite, però nessuno ha perdonato, io ve lo avevo anche anticipato, le scelte di Inzaghi e i cambi. Ma io non mi trovo d'accordo, oggi no. Probabilmente. Qual è la colpa, solo, Enrico? Solo quello che dicevi anche tu mentre guardavamo la partita. Solo l'esclusione nel finale di Mazzocchi, è vero che era ammonito, però era stato un argine per Leao nel momento l'ho in visto cui... anche affaticato però quando è uscito assolutamente quindi ha provato, e tra l'altro Leao non è che poi ha fatto la giocata risolutiva, è vero, sì, la situazione perché che poi ha generato tutto, Martegani però... sì, il triplo cambio finale non ha dato quello che forse era lecito aspettarsi con un Milan, concordo anche con qualcuno con gli amici che abbiamo sentito prima uscendo dalla Reiki, con un Milan che ha un po' preso sotto gamba la partita e che poi ha avuto difficoltà anche per una serie di incidenti di percorso capitati a giocatori importanti, insomma. I problemi fisici del Milan sì, ma il Milan per tutta la stagione ha consentito, questo è un nuovo 2-2 dopo quello con il Napoli e ha subito la rimonta 2-0, a Lecce 2-0, 2-2, oggi in modo diverso un altro 2-2, quindi il Milan consente soprattutto in trasferta quest'anno. Se non sbaglio, ne dovevamo approfittare di questo momento chance, psicologico. 2-2 con il Milan, lo prendo beneaugurante, sempre in casa, con fu l'esordio di praticamente con Nicola. Sì. Tra l'altro anche in quel caso con Ribaltone. E in effetti l'esordio, anche se non era presente sugli spalti della Reiki in tribuna, come mi è sembrato di capire il presidente Iervolino, di Sabatini per il suo che verrà poi presentato domani. I salernitani felicissimi negli di questo Amarcord, grande ritorno, colpo di testa di Fazio come con la Samp, somigliante. No, ma rispetto, per scendere un po' più nell'analisi della partita, Ilaria, rispetto alle precedenti prestazioni c'è stata più continuità. Ah, sì. È partita a ritmo blando e ha rischiato nei primi 20 minuti di compromettere. Beh, sono comunque un diesel. Sì, però non puoi consentirtelo. Esatto. A Bergamo per esempio c'era stato un altro approccio, a Reggio Emilia col Sassuolo lo stesso. Stasera è partita un po' più titubante, più timorosa, però poi dopo si è sciolta, non ha accusato eccessivamente il colpo, non ha subito l'1-2 che era stato micidiale sia con la Fiorentina, sia col Bologna, sia anche a Bergamo con l'Atalanta. Sì, è stata un'altra Salernitana, questo oggettivamente le è mancato il colpo del KO stasera. E mentre forse il triplice cambio non ha inciso, dobbiamo riconoscere che l'infortunio di A si è rivelato quasi, non dico positivo, ma ha dato l'opportunità dell'inserimento di i quei mesi che qui è piaciuto, vedevamo, anzi sentivamo, non piaceva ai tifosi. Ha cambiato molto, ha dato molto più peso, perché ha dato più profondità. A voi è piaciuto, però a chi l'ha visto dall'aria, chi in no, realtà rimane negli occhi l'ultima chance quando al posto di servire Candreva in soccorso sull'out mancino, ecco, ha preferito la conclusione. Se fosse stata più cinica la Salernitana, mentre vediamo, era da 3-1 questa sera, sì, e non sì, da 2-2. Sì, sì, sì. Ma come sapete è sempre l'ultima azione che poi si ricorda. Magari la partita può essere andata brillantemente e basta anche sbagliare che verso la l'impossibile. Ma io vi interrompo però nuovamente perché torniamo dal nostro Filippo Notari, perché ci sono tantissimi tifosi che vogliono dirci la loro. Prego Filippo, la scena è tutta tua. Eccoci qua Ilaria, grazie. Proviamo a intercettare qualche altro tifoso. Salve. C'è un po' di scetticismo per i cambi di Inzaghi, tu come la vedi? Sì, ragione, però questa squadra oggi ha dato grinta, secondo l'ultimo tempo, gli ultimi 3 minuti non doveva prendere questo gol. Io vengo da Palma Campania, in provincia di Napoli, e la sai con la Salernitana, la seguo dall'Emilia Romagna, quindi ho fatto chilometri per venire a vedere questo presepe. Spendiamo soldi, 45 euro di biglietti in curva, e stanno gente con i bambini. Però stasera è stata diversa la Salernitana. Davide,
La Salernitana, sì, diceva, rispetto alle precedenti uscite ci ha messo qualcosa in più. Sì, sì, sì. Di A parte che secondo me gioca contro voglia, cammini in mezzo a campo, non lotta. Cioè è meglio gli umesi che di A, per dire. Solo che c'è stata quell'occasione, quell'episodio, il primo gol del Milan, è stato un fallo fatto sulla fascia. E poi non ha fatto niente il Milan al primo tempo. Poi probabilmente serviva più cattiveria per chiuderla. Sì, sì, sì. Però è sempre il Milan che... Infatti temevamo, speravamo finisse presto la partita, però con queste grandi squadre. E abbiamo messo, peccato che pure come Martegani ha avuto quella palla in movimento, poteva fare un gran gol, purtroppo. Però un regalo di Natale anticipato vi ha fatto la Salernitana, almeno un punticino che dà speranza. Sì, però Inzaghi... ha sbagliato a mettere i quei mesi. I cambi sono stati un pochino discutibili. Pure su Mazzocchi. Non avresti cambiato? No. E avrei messo Simi dal primo minuto. Bene, grazie, buon Natale. Ancora qualche altro tifoso? C'è amarezza soprattutto per come è finita? L'amarezza agli ultimi minuti, però penso che la Salernitana si salverà anche perché... stasera c'è anche l'area di Sabatini, quindi io penso che ci salveremo. Bene, grazie, buon Natale. Chiediamo a qualche altro tifoso. Ci eravamo lasciati lunedì sera con un diciamo, umore decisamente diverso e con tante novità in meno. Stasera, diceva qualcuno, c'è già aria di Sabatini, può essere? Sicuramente, dopo tanto tempo possiamo dire, vi vogliamo così. Ha giocato un primo e un secondo tempo discreto, rammaricato. E torniamo in studio e giusto un po' di un minuto di pubblicità e poi torniamo qua, vi aspettiamo. Tornati qui in trasmissione per parlare del post partita Salernitana-Milan che ha visto un pareggio 2-2. Purtroppo la Salernitana non è riuscita ad accalappiare la seconda vittoria di campionato, quindi per ora può dire di aver festeggiato soltanto una volta, però un punto sempre meglio che zero punti. Io però vi ricordo che potete telefonare al numero, mi fanno ridere qua in studio, io cerco di essere seria, ma ti prego regia, puoi riprendere Enrico Scapaticci? Perché io non ho culo. Allora dobbiamo spiegare una cosa ai nostri telespettatori. Io sono il bravo della classe, lui è il cattivo. Esatto. Quando io... dell'acqua santa, meno male. Meno allora, male. Quando io presento, o comunque devo dire la mia, argomento quello che noi stiamo dicendo qui in studio, conduco, Enrico mi fissa. Cioè, io parlo meno mentre male. Enrico mi fissa e ride. E quindi vedete quanta concentrazione io ci devo mettere. Ho detto qualcosa di sbagliato? Assolutamente no, no, no. No, vogliamo... No, nel senso, meglio, dicevi giustamente, meglio un punto che... No, lo so, era iniziato. Per la... No, avrei iniziato il match, sì. Aggiungerei anche questo, per quelle che erano le premesse della vigilia. Ah, come? Quanti avremmo addirittura, sottoscritto... In estate, ecco, addirittura, un punto con il Milan. Avremmo sottoscritto questo punto. C'è certo. Però il grande rammarico che al 90° passato eri in vantaggio. No, ma che nei minuti precedenti c'erano state le chance per arrivare al 3-1. Ripartenze non sfruttate. Martegani, e questo credo anche che abbia fatto poi imbestialire molto i tifosi a fine partita. Sì. Perché era la classica partita che ti poteva davvero cambiare la stagione. E che dovevi vincere. Che potevi vincere, oltre che dovevi vincere. L'obbligo, diciamo, col Milan non c'è mai, ma c'era la chance. Che potevi vincere, e per questo poi alla fine, a leggere i commenti, come spoileravi tu, ma anche leggevo anche al mio post degli amici che appunto interagiscono sui social, sotto accusa sono finiti i cambi di Inzaghi, inevitabilmente, perché gli si imputa di non aver messo il pullman a un certo punto davanti alla porta di Costin per neutralizzare. Ha messo un difensore al posto di un esterno.
Però l'obiettivo era quello di stringere. È chiaro che magari un Lovato, insomma, poteva forse. Ma la condizione fisica, forse anche di Lovato, non consentiva l'ingresso. Abbiamo visto Pirola uscire con un infortunio muscolare. Infortunio muscolare anche per DA. Ci sono anche dei problemi ora nella rosa per quello che sarà il prossimo match. Quindi credo che. Però ricordiamo ai nostri amici da casa che possono telefonare al numero 089 25 24 86 oppure commentare il post di Granatissimi su Facebook. A me fa piacere ogni tanto avere degli stop e farci anche due risate, perché in qualche modo entriamo nelle vostre case. Io vi ringrazio perché siete veramente tantissimi a seguire 8 Channel, nello specifico in questo caso anche Offside Salernitana, ed è bello perché si è creata una bella squadra. Sono quasi i ringraziamenti di fine anno, però non lo sono, ma è la realtà, li sto anticipando, siamo una bella squadra, quindi è bello anche scambiarci, come dice, è una citazione di Checco Zalone, però ha portato bene perché l'Italia poi ha vinto con quella canzone in tutto ciò, la nazionale. A proposito del portare bene o del portare male, avevo fatto la mia solita... Ma tu sei scaramantico? Tantissimo, sai, medievale. Ma come, una persona così acculturata? Intelligente come avevo fatto una scelta della foto e non avevo scritto nulla perché fino all'ultimo, come dire, la partita ci ha tenuto col fiato sospeso e soprattutto poteva portare male. La foto, l'immagine che ho catturato e che mi piaceva del pre-partita è stato la fantasia e l'abilità di chi lo ha realizzato, merita 10 e lode, un cartello che è stato poi esposto con Sabatini con l'aureola, per cui un santino, come dire, più che l'acqua santa e il diavolo. L'acqua santa stava riuscendo a esorcizzare il diavolo. Eccolo qui. Eccolo. Enrico, tu chiedi a distanza, Orlando Matarazzo risponde. Infatti dico, l'acqua santa Sabatini quasi stava bastando per esorcizzare il diavolo. Peccato per il pari del Milan nel recupero. Ma questa Salernità, e lo dico con convinzione, non è da ultimo posto, perché è una squadra che se la gioca quasi alla pari con il Milan. Sì, un Milan pieno di problemi, probabilmente non concentratissimo. Abbiamo ascoltato le parole di Pioli, che è stato onesto a dire la verità, anche molto, molto schietto. Poi a me piacciono le persone così, perché non perdono tempo in tanti voli pindarici ed effettivamente si dice preoccupato della sua squadra e che non ha giocato come realmente dovrebbe, viste le potenzialità dei suoi giocatori. Ma soprattutto non ha cercato alibi, e questo gli do un ulteriore riconoscimento. Cioè quello di non essersi appigliato in occasione del gol del 2-1 della Salernitana, al di là della cappellata di Maignan. Dove è tutto regolare, quello che fa la Salernitana, perché secondo me spesso ci si dimentica. Io però vi prometto che dopo vi faccio parlare, non vi interrompo, ma devo andare da Filippo. Ah, bene. Filippo, prego. Eccoci qua, Ilaria, intanto all'esterno della Rechi si sta predisponendo e si sta organizzando un brindisi natalizio a cura del club Maisola, che come vedete ha portato un po' tutto. Noi tra l'altro lunedì sera siamo stati ospiti. Assolutamente sì, infatti noi stiamo semplicemente documentando quello che sta accadendo. Nel frattempo do anche la parola ad un tifoso, lei diceva la Salernitana poteva forse sfruttare meglio. No, forse questo che abbiamo visto oggi, abbiamo visto una Salernitana che ha messo un po' di grinta, un po' di felicità e un po' di amore verso la maglietta granata. Serviva però forse un po' più di cattiveria per chiuderla. Alla fine era una cacciata la cattiveria, è successo un secondo gol che Nara fu a Milano, è successo così, ma comunque siamo contenti così. Buon anno a tutti i tifosi e buon anno e forza Salernitana sempre. Si guarda sicuramente con più fiducia alla partita di la prossima partita contro il Verona. Coinvolgo gli amici del club Maisola, ci eravamo lasciati con un po' di amarezza lunedì sera, adesso c'è questa partita a Verona che farà comunque un po' da spartiacque per la classifica della Salernitana. Sì, io sinceramente spero che
diciamo, faccia un buon risultato a Verona, perché oggi ha davvero giocato bene. Cioè, è stato comunque peccato perché la Salernitana è entrata in campo, ha avuto carattere, e quindi spero che anche a Verona sia così, e spero che facciamo qualche punto sinceramente. Forza Salernitana sempre. Bene, provo a coinvolgere anche Antonio Carmando, che è impegnato nel brindisi natalizio. Antonio, ciao. La speranza è che il questo, tuo bicchiere dove sta? Che questo, dai, brindisi, forza, dai, dai, sia di buon auspicio anche per la Salernitana. Ma io penso proprio di sì, dopo la prestazione di stasera sicuramente abbiamo messo le basi per cercare questa risalita, perché ormai eravamo sprofondati. E peccato per due punti persi, però abbiamo fatto una grande gara. È il segno comunque che qualcosa si era rotto all'interno di questa società, all'interno di questo ambiente. La squadra, dopo Bergamo, voi eravate presenti, c'era stata una buona ora di gioco, poi qualcosa era venuto meno, adesso è stata capace di dare continuità. Diciamo, i segnali già c'erano stati a Bergamo, i segnali. Poi è chiaro che il secondo tempo, se, purtroppo l'Atalanta è una grossissima squadra, sicuramente meglio del Milan come squadra, come organico. Però non mi dispiace della prestazione di stasera, credo che con Sabatini metterà a posto un pochino tutto lo spogliatoio, perché anche il presidente l'ha ammesso che nello spogliatoio c'erano purtroppo delle flance dove ognuno andava per la sua strada, e che con l'arrivo di Sabatini sicuramente metterà a posto tutto, e si deve intervenire sul mercato assolutamente, che vediamo anche l'infortunio di a stasera sicuramente ci lascerà due o tre giornate, forse anche la Coppa Trafica, non andrà in Coppa Trafica. Tra l'altro, e vi restituisco la linea, poi noi restiamo sempre qui nei paraggi alla Rechi, si dovrà valutare l'entità di Dia, che era un po' la pedina, l'uomo mercato della Salernitana, si immaginava di cederlo per poter finanziare anche il mercato in entrata, o almeno questa era l'idea anche dello stesso Sabatini, che lo ricordiamo, domani a mezzogiorno si presenterà e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta da 8 Channel. Noi vi restituiamo la linea e poi ci ritroviamo sempre qui dalla Rechi per i saluti. Resta un attimo con noi, perché a questo punto io vorrei congedarti, perché prima eri in servizio e non potevi bere, adesso però puoi accettare di buon grado, perché poi rifiutare da maleducati il bicchiere che ti voleva offrire Antonio Carmando e festeggiare insieme ai tifosi Granata quest'ultima partita prima di Natale. Assolutamente sì, lo recuperiamo. Allora, Antonio, il brindisi in diretta, sì. Ci hanno autorizzato dallo studio. No, sì. Si scherza. Auguri alla salute e buon Natale. E a tutti i tifosi della Salernitana, un saluto a 8 Channel, che diciamo è sempre number one, infatti siete stati al club, è stata una bellissima serata, mi hanno raccontato i soci, è andata benissimo e noi siamo sempre, quando volete, ci siamo sempre. Bene, Ilaria, dunque noi, augurando buon Natale a tutti i tifosi della Salernitana, vi restituiamo la linea per consentirvi anche di ascoltare la conferenza di Pippo Inzaghi. Io ringrazio Amato Di Sunno alla parte tecnica, ringrazio e saluto tutti voi e quanti ci hanno seguito. Grazie, grazie mille Filippo. E avendo congedato Filippo, a voi non vi offro nessun calice né di vino né flute di spumante o champagne, perché noi dobbiamo invece continuare la nostra puntata. Però, come dicevo prima, in realtà i tifosi sono contenti, perché è vero, era meglio un tre punti, perché in questo modo si parlava di spartiacque, perché Filippo l'ha detto ma non ti aveva sentito, ma poco prima anche tu avevi parlato di spartiacque. Vuol dire che dobbiamo almeno ricevere il regalo di Capodanno da parte dei nostri Granata. Verona sarà davvero cruciale per Filippo Inzaghi, perché ne parliamo un po' anche con Enrico, immagino. Si è creata quella fase che Sabatini ha già vissuto con Colantuono, prima di puntare su Nicola, poi arrivò la decisione e Filippo Inzaghi oggi si prende anche un buon risultato, però a Verona non può arrivare una prova non di continuità rispetto a quello che è stato oggi, perché oggi secondo me dei segnali sono arrivati, però alla Salernitana di Filippo Inzaghi è sempre mancata la continuità nella prestazione e nel risultato. Verona non si può sbagliare contro un Verona che a Firenze ha giocato una buonissima partita, ad esempio.
Ma il Granata, poiché fino a questo tempo, ed Enrico poi ti lascio la parola, hanno dimostrato in qualche modo, anche se in questa partita è vero, più risolutivi, più fiduciosi, però in qualche modo si sono sempre dimostrati in queste 16 partite, 17, un po' anche... Ora 17. No, però esclusa quella di oggi, perché oggi invece sì, sono stati fiduciosi, un po' anche intimoriti. Questa pressione adesso, dove a Verona devono per forza vincere, secondo voi in che modo l'affronteranno? Perché hanno dimostrato di non essere totalmente in grado di essere concentrati sotto pressione. Ovviamente spero di essere smentita nella prossima partita, sia chiaro. È anche vero che quando giochi con avversari di un certo spessore, parliamo dell'Atalanta e anche del Milan in rapida successione, le motivazioni ci sono a prescindere. E quindi, o almeno ci dovrebbero. E quindi chiaramente ci metti sempre qualcosa in più. Tornando ancora prima che alla squadra, sull'allenatore, a giudicare dai commenti sia all'uscita dello stadio dai tifosi che ha ascoltato Filippo, ma anche un po' dalle reazioni sui social, resta un feeling che non è esploso. No. Ecco, diciamolo francamente. Oggi, tra l'altro, secondo me qualche giudizio è anche un po' esagerato. Forse prevenuto, sì, sì, concordo oggi, anch'io, però nel momento oggi poi... mi fermerei a un buon risultato e una buona prestazione. Ma abbiamo una finale. Telefonata, mi dicono, sì, dalla regia, e ascoltiamo il nostro amico. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Enrico da Torrione. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera, buonasera. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi della Salernitana, a Otto Channel e a voi che siete veramente grandi, complimenti. Grazie. Date entusiasmo, date fiducia. E io soltanto, sinceramente, dopo questa partita vorrei soltanto un desiderio, che il ritorno sulla sua partita. Io vorrei che Sabatini, dall'alto della sua esperienza, abbia visto questa partita e si sia reso conto che Inzaghi non è in grado di dare di più. Cioè, più di questo non ha fatto il finale. Secondo me, se c'era Sousa, se c'era un altro allenatore, noi vincevamo questa partita, perché questa era stata una partita proprio i soliti facce, i soliti Candreva, cioè... Sono di nuovo ritornati i giocatori che la Salernitana ha. Il resto purtroppo Sabatini saprà il suo... Questo è il problema. Enrico, però io, grazie. A me io vorrei... Enrico, grazie mille, ricambiamo i tuoi auguri. Dobbiamo dare spazio ad un nuovo, ad un altro telespettatore che ha telefonato. Ciao, buonasera, chi parla? Sono Carmine, buonasera. Ciao Carmine, prego, buonasera a te. Innanzitutto tanti auguri. Grazie a tutti, mille anche a voi in trasmissione, a tutti i tifosi della Salernitana. Grazie anche a te e alla tua famiglia. Grazie mille. È un po' di delusione per questo atteggiamento degli ultimi, diciamo, minuti della squadra. Stavano giocando bene, sinceramente non è che uno vuole, non è piaciuto Zaghi, non sono piaciuti i cambi, ha dato questa sensazione di avere paura. Come si fa a togliere Mazzocchi, che ha annullato questo Leao, che praticamente si era innervosito, non riusciva più a giocare, lo dominavamo, non c'erano cross più, non riuscivano, mettiamo Bravo, cioè, io non riesco a capire. Carmine, perché hanno due motori diversi di corsa, ragazzi, abbiamo fatto lo stesso errore. Carmine, abbiamo in studio il tuo omonimo, esatto, che vuole porti una domanda. Ecco, su Mazzocchi siamo d'accordo, sì, l'abbiamo detto mentre la seguivamo, ma cosa avresti fatto tu? Chi inserivi? Inserivo soltanto due attaccanti. Cambiavo. Quindi per provare poi Cabral, a spingere e chiudere. Cabral andava bene per l'attaccante, avrei messo Simi per l'altro attaccante, visto che diciamo che in questo momento è colui il quale aveva dato in qualche modo uno spirito maggiore, no? Cioè aveva meditato. Quindi la miglior difesa era l'attacco? Secondo me sì. Oh. E tra l'altro è una cosa che vedo mancare, ma anche la meritocrazia. E se noi usciamo, con delle dichiarazioni dove in qualche modo facciamo emergere dei valori, sì, e giusto, poi dopo questi valori poi non questo emergono, sì, perdonatemi, ma non si capisce più nulla. Dove emerge il carattere?
perdonami, cioè, dove emerge il carattere, no? La capacità di mantenere un gruppo, Carmine, lo mantieni con la meritocrazia. Carmine, no, scusami. Carmine, adesso c'è Enrico che vuole... Era una considerazione che ho fatto anch'io già durante Atalanta Salernitana, le ho sentite. Sì, nel senso, se tu allenatore... Lo apprezziamo e poi non lo metti più. La settimana precedente, in occasione del dopopartita con il Bologna, tieni a rimarcare che Simi era quasi un modello da seguire, un esempio per tutti gli altri, poi nelle ultime, e concordo con te, negli ultimi 180 minuti non ha fatto un secondo. Questo è un po' l'aspetto, come dire, contraddittorio della gestione di Inzaghi. Martegani per sei partite parte dalla, sette partite addirittura parte dalla panchina, poi lo fai giocare improvvisamente titolare a Bergamo, oggi lo rimetti in campo per pochi minuti di partita. E giustamente, Enrico, perdonami Carmine, purtroppo abbiamo altre telefonate, però io ti ringrazio e ti rinnovo gli auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia, ciao. E complimenti per l'intervento. Passiamo al prossimo telespettatore, ciao, buonasera, chi parla? Pronto, buonasera, sono Raffaele, che devo dire? Ciao Raffaele. Purtroppo abbiamo perso due punti stasera. Purtroppo l'allenatore non sa leggere la partita, sbaglia di campo. Manca una vera prima punta centrale, un vero numero 9, che secondo me, con tutto il rispetto per i due mesi, manca la prima punta, manca forse qualcosa centrale. Guarda, ti dico il mio migliore in campo e poi vi saluto. Candreva, perché Candreva secondo me è proprio lui il calciatore più importante di questa squadra, le polemiche del procuratore qua e là, calciatore del giocare anche con mezza gamba. Raffaele, e buone feste. Abbiamo ascoltato le parole di Filippo Inzaghi, che si è detto anche un po' rammaricato proprio perché sperava in una vittoria proprio questa sera, perché ha asserito appunto che ha visto la squadra un po' più coesa rispetto a come invece l'aveva conosciuta, e si spera invece nell'ultima partita poi del 2023. Questa è stata però l'ultima partita in casa di quest'anno. Sì, e tra l'altro nelle dichiarazioni rese nel post gara ha ricordato proprio Simi e ha sottolineato che anche i 180 minuti comunque valgono nello spogliatoio come simbolo. È chiaro che però, rispetto a quello che abbiamo anche ascoltato dal telespettatore, stride un po'. Alla fine però ha dato anche lui il ben servito a De Santis, perché scusami, nel momento in cui dice tutta la vecchia guardia è... determinante, è stata determinante e da esempio, e si voleva fare piazza pulita dei Castanos e dei Candreva. Io sono un estimatore e un ammiratore da sempre di Candreva, lo dicevo anche quando appunto una parte della piazza ne invocava le valigie da portare, da preparare per andare via. Io su questo argomento vado un poco più soft. E parliamo dei fedelissimi del predecessore di Inzaghi, cioè di Paolo Sousa. Ora, non per riaprire le vecchie ferite, però è un dato di fatto che anche Inzaghi ha bocciato il mercato. Perché se i nuovi, dopo che sono arrivati all'ultimo giorno utile del mercato estivo, cioè a fine agosto, ma siamo a fine dicembre e ancora devono imparare, ancora devono crescere, ancora devono trovare la condizione, francamente significa, e le prestazioni sono quelle che sono. Su questo ce lo siamo detti, insomma, abbiamo giudicato ampiamente la rosa. Che è stato anche tardivo. Dimentica. Il vecchio amore, quello di Paolo Sousa. No, parlava della rosa. Non è una questione di Paolo Sousa. Non è una questione di Paolo Sousa o meno, anche perché voglio dire, il giudizio sull'allenatore lo stanno esprimendo e continuando ad esprimere in maniera piuttosto negativa tutti i però oggi me lo difendo, io oggi me lo difendo, nel senso che se non sfrutti occasioni come questa, magari però, appunto mettendo un pullman davanti alla difesa, Pippo Inzaghi in campo quella te la risolve. Oggi dalla panchina anche lui si augurava una chiusura delle ripartenze in modo diverso, la conclusione di Martegani in modo diverso.
anche la difesa sul gol di Jovic la voleva chiaramente con più uomini in area per coprire, cioè, probabilmente. Con un Milan che ha fatto solo a Molina, so. E alla fine ha messo la carta della disperazione, come ormai fanno tutti, cioè le 4-5 punte, tutti, lui ha inserito Bron per riempire l'area. Alla fine per quello l'ha ha inserito, avuto ragione Pioli. E torto Inzaghi, questo è un dato di fatto, che poi ci si sia però prevenuti. C'è anche la qualità dei calciatori, Enrico. Però ragazzi, io tra pochissimo torno da voi, perché giusto una piccola pausa di pubblicità e torniamo qua. Tornati qui in diretta, vi ricordo che potete telefonare al numero 089 25 24 86, ma adesso andiamo dai nostri amici cibernetici, ovvero ai nostri tifosi che hanno commentato sulla fanpage di Facebook di Granatissimi l'apposito post, perché andremo a leggere appunto cosa loro pensano. Cominciamo con Fernando Forgione: Inzaghi a casa, cambi assurdi. Ve l'avevo detto, è proprio un... Però dicevi tu, Carmine, che stasera te lo difendi. Ma sì, perché secondo me, come diceva un telespettatore da casa, ha sbagliato i cambi, ma la rosa manca, è nell'ordine, l'attaccante centrale, il centrocampista, il difensore, significa che ci sono anche delle lacune nella rosa e quindi attinge per fare i cambi con un materiale che probabilmente non soddisfa quello che deve essere il risultato finale. Però questa è una contraddizione, Carmine, nel momento in cui poi sosteniamo, l'ho sostenuto anch'io qui anche stasera, che non è un organico e una squadra da ultimo posto. Allora dobbiamo metterci d'accordo. Cioè l'ossatura comunque di base di questa squadra è quella dello scorso anno, dando per acclarato ormai dopo 17 giornate di questa stagione che forse lo scorso anno avevamo sopravvalutato o c'era stata un'alchimia. Ti aggiungo io una cosa, cioè, chi l'ha chiamata? Abbiamo rivisto oggi il Mazzocchi dell'anno scorso, addirittura prima dell'infortunio, tra l'altro è la prima prestazione di grandissimo livello di Mazzocchi. Castanos, Koulibaly, a correnti alternate Mazzocchi, cioè Castanos e Candreva hanno dato qualcosa. Mazzocchi ha la prima vera affermazione in campionato e ha fermato Leao. Probabilmente, come dicevi tu, la voglia di affrontare un top player ha portato Mazzocchi ad elevarsi e dovrebbe farlo anche in altre prestazioni. Voglio dire che non lo fa, però è capitato che in termini di risultati oggi ha prodotto una prestazione, in altri casi è stato... Vogliamo leggere un altro commento. Sì. Vai, mi piace, vai. Essere cattivo, forse volersi mettere in mostra da parte di Mazzocchi per essere ceduto, per andare al Napoli. No. Perciò dico, ho premesso, voglio essere cattivo. Tra le cose sulle quali anche dobbiamo, credo, riflettere, sì, può essere oggetto anche di discussione con chi magari vuole intervenire da casa o chi interagisce sui social, due aspetti volevo sottolineare. Uno me lo hai fatto notare tu, il messaggio chiaro, inequivocabile che hanno lanciato gli ultras con quell'unico striscione esposto in curva. Volendo è indiretto perché non c'è comunque il riferimento, però possiamo immaginare che all'epoca quel messaggio fu per la proprietà della Salernitana, quindi immaginiamo che questa volta collegato a questo striscione. Sì. Nella versione che noi però prendiamo buonista, sta facendo lo sguardo. No, l'assenza, ecco, striscione unico, l'assenza di Iervolino. L'assenza di Iervolino sugli spalti è una notizia. Ora, senza voler andare a sindacare, ecco, sulle motivazioni, però il presidente non era sugli spalti. Avrà avuto impegni, e di solito alla Rechi è sempre presente, insomma. Dopo quello che era successo nell'ultima partita, che poi aveva portato anche a certe dichiarazioni in conferenza stampa, prima dell'ingaggio, del ritorno di Sabatini e delle dimissioni concordate, insomma, della risoluzione del rapporto consensuale con De Santis, francamente nessuno si aspettava stasera l'assenza. Ma sicuramente ci saranno delle motivazioni che ci darà. Anche per gli auguri. Però abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata. Ciao, buonasera, chi parla? Sono Carmine da Patria, ma sono tornato dallo stadio. Mi sembrava un'odissea, come Ulisse. Per tornare a casa mi sembrava come Ulisse. E c'è Penelope a casa almeno? Sì, mia moglie
meno male. Ma che veniva da, tessuto una tela. Roma. Io non sono andato a vedere la partita a Roma, sono andato qui a Salerno, vabbè. In poche parole faccio gli auguri a tutti, a te Ilaria, grazie. A Carmine. E forza Salernitana, forza ragazzi, giocate sempre così, c'è Sabatini e vince, e andremo alla salvezza, E non criticate sempre, se Inzaghi ha cambiato, non ha cambiato, quello ha fatto, non ha fatto. Facciamoci buon Natale, perché abbiamo giocato col Milan e non casa gli offesi. Va bene, Carmine, grazie mille, grazie, conciso. Ma chiuso ormai. Più, peccato sulla logistica, o meglio, più che sulla logistica, sulla viabilità, che è un altro dei miei cavalli di battaglia. Ma vogliamo andare dagli altri amici di Facebook? Non l'abbiamo più evocato, tra l'altro. Allora io parlo con la regia. Regia, li ignoriamo completamente. Andiamo su Facebook perché dobbiamo dare spazio. Alla fine la colpa è pure mia. Certo, è perché tu devi parlare con me. E allora andiamo. Katia Braca, tu da lì leggi, Enrico? Ma non c'è, il messaggio, quindi leggiamo bene perché siamo non c'è. Sbalzati. Ah, ok, ok. Eccola okay. qui, eccola sì, qui. Eccola. Speravo un pareggio. Ora c'è, ora vuoi c'è. Leggere tu il commento di Katia? Come la vedo io, la colpa è di Inzaghi, non esiste. Ah, ma non è Katia. Scusami, speravo in un pareggio, ma ora a fine partita questo pareggio ci va stretto. Bella prestazione, Mac, te animo. E anche Ic Ferrara stavi leggendo. Come la vedo io, colpa di Inzaghi, non esiste far uscire. Stai mettendo, cioè vuoi dimostrare che con tutti gli occhiali non ci vedo, nonostante abbia di fronte. Io voglio rispondere anche a Ferrara. Nemmeno alla vigilia un attimo, però andiamo un attimo sul messaggio. Non esiste far uscire Mazzocchi. Ecco, che io sono d'accordo dal punto di vista tecnico, ma siamo sicuri che dal punto di vista fisico però breve perché abbiamo una telefonata non abbiano chiesto un cambio, non abbiano comunque evidenziato non ce la faccio, che comunque spesso ci sono anche questi dettagli che fanno la differenza nei cambi. Io solo questo mi pongo come però presupposto. È un dato di fatto oggi, con quella di stasera sono 9 le partite della gestione Inzaghi che discorso, puntualmente finiscono sotto accusa le scelte iniziali, i continui cambi di modulo, anche se perché non si vince. Se si Enrico vincesse. Abbiamo una telefonata, vuoi accogliere tu il nostro telespettatore? Con chi abbiamo il piacere di parlare? Caro Alberto. Ciao, da dove ci chiami? Torino. Da? Scusa. Torino. Torino? Torino. Sì. Ah, ciao. Ciao. Benvenuto, prego. Il Titanic di Salerno non affonderà. Prima di fare questa massima. No, purtroppo non ti abbiamo capito. Il Titanic salernitano non affonderà. Ah, ok, grazie, anche noi lo pensiamo, non affonderemo. Grazie Carlo Alberto. Lapidario. Da Torino. È stato bene, da Torino. Ci segue. Bella città Torino, no, soprattutto Natale, bello fresco. Perché ridi? Adesso sei tu che ridi. Adesso sei tu che ridi, perché evocando... Perché tu mi sei molto simpatico per questo rido, perché io sono molto felice di fare questa trasmissione con voi. Una domanda per Enrico Scapadicci. Ho paura. No. La I cambi fare, che andavano fatti risposta. Questa sera, per cortesia. Cosa doveva Però fare? Però abbiamo un altro tifoso. Vai, Carmine, adesso male, lo vuoi... Mi è venuto in soccorso. Lo vuoi accogliere tu? Chi abbiamo al telefono? Buonasera. Buonasera. Sono Giovanni. E... Ciao Giovanni, prego. Grazie per aver allora, telefonato. No, niente. Un pareggio amaro perché all'ultimo si poteva gestire meglio, però volevo dire ai signori giornalisti, io non è che sono un giornalista e un intenditore di calcio perché ho calcato parecchi campi da dilettante, allora non possiamo, allora sì è vero che con l'uscita di Mazzocchi Leao si è accentrato parecchie volte davanti alla porta, ha tirato pure di cassa nostra, per l'amor del cielo si è vista la differenza, però dobbiamo vedere anche questi calciatori come stanno fisicamente, chi ce li ha davanti e li vede dal campo e dall'allenatore, è inutile che noi ci mettiamo a giudicare, lasciamo stare quello che è successo tutto l'anno, perché io sto più amareggiato di voi, di tutti i tifosi della Salernità. Grazie per il soccorso. Pensate che io
viva da Avellino, cioè, mi lascio immaginare, non era prescirato tutta la casa, per dirgliene una. E quindi come ci tengo io alla Salernità? Chi vede i giocatori e l'allenatore, che poi può sbagliare una mossa e via dicendo, ma anche Sacchi l'ha fatto, l'ha fatto tutti i grandi allenatori. Inzaghi non è un grande allenatore e neanche un mediocre allenatore. E purtroppo abbiamo avuto questo, e questo io auguro solamente che con Sabatini hanno una spronata, perché comunque noi abbiamo dei campioni veri, noi abbiamo gente come Candreva e via dicendo, roba varia, cioè le sostituzioni, vi ripeto, chi è stato ammonito, chi è sempre l'allenatore che vede, giudica, è lui che fa gli allenamenti per una settimana e lui sa, lui vede in mezzo al campo chi effettivamente fisicamente sta bene e chi non sta bene. Guarda, in realtà quello che stai dicendo, il Enrico e Carmine l'avevano commentato, quindi sono... diciamo sì, poco in prima linea della telefonata, sì, sì, lo ringrazio perché mi è venuto in soccorso, mi sento meno solo, anche perché ha detto anche un dettaglio tecnico, tattico, che abbiamo affrontato nella pubblicità. Osservava, e sono d'accordissimo, che tolto Mazzocchi inserisce Bron per inserire Inzaghi un uomo in più in area, perché Leao non sfondava più sulla sinistra e si accentrava soprattutto, quindi a rischio taglio c'era un uomo in più Bron rispetto però, a Mazzocchi, però, che probabilmente non aveva più una condizione fisica per tenere il passo o comunque per accentrarsi e tenere la diagonale. È buona questa tesi, però sì, se andiamo a vedere le azioni, rivediamo la partita negli ultimi 10 minuti, poi strano che Leao, che pure era reduce da infortuni eccetera eccetera, ha potuto reggere per Mazzocchi tutta l'ha la partita, e no, appunto, io non ho dubbi, appunto, per carità. Però i maggiori pericoli, soprattutto le due grandi parate di Costilla ancora sul 2-1 prima dei minuti di recupero, sono venuti da una delle sortite che al 90° fa Leao sulla fascia. No, tu mi parli di essere, di accentrarsi, no, era sulla fascia e da lì ha fatto partire un cross che solo Jovic è stato incapace di buttare. Però la seconda punta occorreva la torre, altrimenti... credo che la richiesta prima dell'ingresso a Brown sia era stata male, diversa, certo. No, però diciamolo, no, perché no, sennò sembra che è un pazzo in panchina a chiedere fammi tutto il contrario di quello che ti ho chiesto. Credo che abbia chiesto qualcosa di diverso che il calciatore in campo non sia riuscito, cioè, a interpretare. Cioè, ha chiesto A e il calciatore ha fatto B. A questo punto direi proprio di sì, me lo auguro e sono sinceramente sicuro. Però ha una logicità. Sì, secondo me la squadra, e lo dicevano anche da casa, non è completa e non consente una gestione ampia e appena esce di A perdi un totem, se si fa male Koulibaly a centrocampo vale ne perdi Carmine, un altro. Vale anche per l'Empoli, vale anche per il Verona, vale anche il per il Cagliari. Cioè, non parli, ecco, come giustamente si diceva prima, non abbiamo giocato con la Sangiuppese ma con il Milan, quindi chiaramente una squadra che lotta per altri obiettivi, noi lottiamo per non retrocedere, certo, e purtroppo al momento siamo gli ultimi della classe, quindi è chiaro che ci sono dei limiti, e come è chiaro a noi e immagino all'allenatore attuale che e non c'è nessuna malizia nell'attuale anche se mi sto perdendo che la difesa sia il punto debole di questa squadra. Allora, per se... me resta il centrocampo il punto debole, e quando è crollato il centrocampo è crollata la prima diga per una Salernitana che prima teneva un passo con Koulibaly e Legoschi e negli ultimi 20 minuti non ne ha avute più. Ma vogliamo parlare invece del passato, perché ormai la partita è passata, ma di questa 17ª giornata, e grazie anche alle nostre grafiche, ringraziamo tutto il team di 8 Channel per questo, quindi possiamo farci aiutare anche per quelle che saranno le partite future. Andiamo un po' a vedere cosa succederà e soprattutto quali squadre dobbiamo temere, quali squadre la Salernitana deve gufare. Allora, questa 17ª giornata di campionato, come sappiamo, si è aperta oggi con Sassuolo-Genoa 1-2 ed Empoli-Lazio 0-2, poi Salernitana-Milan 2-2 e Monza-Fiorentina. Domani però saremo spettatori dei match di Frosinone-Juventus, Torino-Udinese, Bologna-Atalanta e ancora Hellas-Verona e Cagliari e Inter-Lecce. E la 17
17ª giornata di campionato si chiuderà sempre sabato con la sfida Roma-Napoli. Ecco, sulla base di queste partite, quindi da domani, a partire da domani, cosa dobbiamo prospettarci? Cioè, cosa dovrebbe accadere per augurarci? Però anche magari succede proprio quello che immaginiamo e ci auguriamo. In che modo la Salernitana può sperare di non avere troppi punti di differenza con le ultime? Pareggio Verona-Cagliari per mantenere comunque il passo rispetto al pareggio, però la differenza l'avrebbe fatta proprio la vittoria stasera. Certo. E in più l'Udinese che affronterà Torino. La speranza è che quindi non guadagni punti al grande Torino. Rosicchiare magari un punto sull'Udinese, ne hai rosicchiato uno già sull'Empoli. Però parliamoci chiaro, nella puntata del 30 dobbiamo commentare una vittoria della Salernitana, non si scappa. Nella gestione di Inzaghi occorre un blitz, occorre una vittoria in trasferta in grado di portare in doppia cifra verso il 2024 la squadra e poi iniziare un percorso di mercato, perché esatto. Walter Sabatini dovrà tirar fuori un nuovo Ederson, ad esempio, a centrocampo. Io ribadisco il concetto, il vero problema di questa squadra è il poco ritmo in organizzazione e in fase di controllo a centrocampo. Boinen è maggiore, pochissimo. Oggi Legoschi male in avvio, bene lungo il match, sul calo forse anche di Bennacer, perché il Milan ha avuto un calo con Bennacer. Quando Bennacer è stato bene, il Milan ha giocato benissimo a centrocampo. Parte tanto da lì, secondo me. Ma a proposito di Sabatini, domani la presentazione, perché dopo un anno e mezzo dal suo mandato, Morgan De Santis lascia la Salernitana. Colui che era l'erede di Sabatini lascia spazio a colui che ha poi sostituito. Dicevi, domani in diretta ci sarà la presentazione. Sì, sì, sì. Beh, avremo modo di ascoltare quello che è stato il leader della Salernitana che si è salvato nella prima stagione con le intuizioni di mercato, ma anche con quella capacità di entrare nella mente dei calciatori. Ha una passione smisurata per quello che fa e credo che sarà utilissima alla rosa, al tecnico, alla società per creare quelle condizioni che fin qui non abbiamo visto. Io credo che il lavoro di De Santis sia stato giudicato troppo in modo negativo, perché probabilmente a livello comunicativo ha fatto di tutto per far dire il male di sé. Soprattutto ad esempio quando ha asserito l'errore più grave, ad esempio non aver ceduto Dia in un momento probabilmente che era completamente opposto rispetto a quello che doveva essere l'obiettivo comune. Secondo me, dal punto di vista tecnico, ha portato anche dei vantaggi in alcuni momenti. A livello comunicativo ha peccato tanto e ha pagato le conseguenze lungo i mesi. Ad esempio anche la conferenza stampa rivolgendosi al Wolverhampton in modo così diretto, in inglese. A livello comunicativo ha pagato fin troppo quello che secondo me dal punto di vista tecnico non è stato così malvagio come lavoro lungo i mesi. E tra l'altro anche con delle direttive che forse hanno condizionato il lavoro, perché ha preso delle consegne ben precise che all'epoca a Sabatini erano state negate. Sabatini voleva un certo tipo di discorso frenato e si puntava su De Santis per seguire le linee guida della proprietà. Oggi si fa un passo indietro per ottenere l'obiettivo, però secondo me puntare il dito soltanto contro De Santis credo sia stato un errore prima e lo è anche ora. Qual è il tuo pensiero, Enrico? Facciamo una premessa. È prioritario fare l'impossibile per salvare la categoria. E siamo d'accordo. Perché la Serie A è un patrimonio troppo importante per Salerno. Detto questo... E oggi forse lo fai con l'uomo che può essere maggiormente protagonista in poco tempo, con scelte come l'instant team. Detto questo però, non possiamo disconoscere il fatto che è un fare di nuovo un passaggio a 360 gradi, una virata a 360 gradi, perché avevi mandato via Sabatini perché non volevi un certo tipo di metodologia. Mi segui. Cioè la metodologia di giocatori magari da esperti, dai forti ingaggi che...
ti garantivano sull'immediato, ma meno nel, no, nel forse prosieguo. Anche il lavoro dirigenziale doveva essere molto legato a quello societario e non, presidente, non ti preoccupare, me la vedo io in ottica di mercato, puntiamo su questo io, elemento, mi metto io a disposizione. Noi siamo in chiusura, quindi sì. Io non so se potevano o meno, come sperava Iervolino, convivere Sabatini e De Santis. Per me però, sì. Però c'è un dato di fatto, la Salernitana aveva bisogno di un dirigente che ancor prima che sul mercato entrasse nello spogliatoio e, questo l'abbiamo e detto avesse, più volte. Come giustamente hai sottolineato tu, delle capacità comunicative sulle quali De Santis è stato molto deficitario. Ultimo il, dettaglio, il peggiore poi sponsor di se stesso. Sabatini in quei sei mesi è stato a disposizione della stampa per chiunque. Tra Skype, telefoniche, interviste, conferenze stampa. De Santis l'abbiamo sentito pochissimo. Poco, e quando ha parlato è stato disastroso. E secondo me ha fatto male, perché più comunicazione c'è e più c'è possibilità di fronteggiare anche i problemi d'insieme. Va però un po' la lettura che do anche, io. Per quanto riguarda il giudizio su De Santis, la prima stagione con gli ultimi sei mesi. Per quello. Perché no, infatti nella quello dicevo prima parte ha avuto delle intuizioni notevoli. Di Ada al Villarreal. Dimentichiamo anche Ochoa, tanto per farne volendo un anche altro. Costil. Ha avuto nella seconda portieri fase. Portieri come lui, mi sa che lì li ha saputi scegliere, nella seconda parte no, conosceva bene il ruolo. Della sua esperienza, quindi. Oggettivamente è stato deficitario, perché dei sei giocatori, a eccezione fatta del settimo, cioè di Costil, che però era stata una precisa richiesta di Sousa, forse l'unico giocatore che veramente voleva, gli altri onestamente quest'anno al momento sono un flop. Sì. Detto questo è evidente che si torna indietro e che magari Iervolino, che voleva rappresentare il nuovo, il 2.0, l'algoritmo, e questo deve riconoscere lui per primo di aver fallito da questo punto di vista, perché se richiami il direttore sportivo che non era capace per sua ammissione di, o meglio per sua accusa di non fare, di non essere capace nemmeno di scrivere una mail o di mandare una mail, vuol dire che rinneghi tutto. Ben venga nell'interesse della Salernitana, perché c'era bisogno per ottenere l'obiettivo finale. Però c'è stata ben una venga. Missione di colpa, perché altrimenti minima. C'è stata una missione però, di colpa. Noi... già riprenderlo, insomma, apre il fronte. C'è stata la missione di colpa, c'è stata. Noi però siamo arrivati alla fine della nostra puntata, siamo stati, abbiamo commentato, siamo stati insieme, ci siamo anche divertiti, purtroppo non abbiamo commentato una vittoria della Salernitana, ma soltanto un pareggio, nella speranza che almeno l'ultima partita della settimana prossima noi potremmo, ma tu lo porti nel caso lo champagne, così festeggiamo in diretta e brindiamo nel caso. E quindi io vi auguro buon Natale, io ringrazio Filippo Notari che come sempre per le partite in casa è lì al freddo e al gelo davanti alla Rechi e dà la possibilità a tutti i tifosi che sono spettatori live, quindi delle partite, di poter dire la loro e di essere ascoltati. Ringrazio i miei compagni di viaggio Enrico Scapaticci. Grazie a te, auguri a tutti quelli che ci seguono e appuntamento, perché non si va in vacanza, lunedì 26, martedì 26, vabbè, è sempre 26, che a quest'ora Stefano facesse un errore, martedì 26 alle 8:30 con Granatissimo. Esatto, okay. Ore 20:30, invece da parte mia buon Natale, ma la programmazione sportiva ed informazione su Otto Channel prosegue, Natale, Santo assolutamente, Stefano, tutti i giorni. Assolutamente sì, però prima di Offside Salernitana adesso vi possiamo fare gli auguri di buon Natale. Esatto. Altri auguri però di buon compleanno al nostro Gerardo Napoli che ha compiuto gli anni e un ringraziamento in regia anche ad Orlando Matarazzo. Io vi auguro buon proseguimento di serata oppure buonanotte. Ci vediamo al prossimo match, post match della Salernitana. Buonanotte a tutti. E buon Natale.